Sabaudia, in diretta da Sabaudia, precisamente piazza Circe. Io oggi mi trovo qua per informare il mio pubblico del fatto che, vuoi o non vuoi, l'Italia ha dei posti sublimi come questo, ok? Come Latina, tutte le città d'Italia sono molto belle e ogni città ha il suo monumento ai caduti. Guardate voi stessi con i vostri occhi, alle mie spalle, il monumento ai caduti che è possibile vedere in ogni singola città dell'Italia, dello Stivale, ok? Eccolo, questo è il monumento ai caduti che è possibile vedere, che è possibile notare, ubicato ovviamente a Sabaudia. A Sabaudia la chiamano la California dei VIP. Qui pensate che Totti ha una villa, se non erro, c'è il mare a pochi metri di distanza e qui pensate che il buon Alberto Castagna aveva una stupenda villa. Alberto Castagna, conduttore di Stranamore, e molti anni fa, quando ancora era vivo, conduceva infatti questo stupendo programma televisivo che io da piccolo guardavo, che ero letteralmente innamorato di questo programma televisivo che mi piaceva tanto. Veniva chiamato il dottor Stranamore, Alberto Castagna, ok? Ecco, la California dei VIP è Sabaudia, questa rinomata località marittima dove c'è un mare sublime, dove c'è un verde incantevole. Alle mie spalle una sorta di pista di pattinaggio, eccola qua, la state vedendo ora, cari utenti di YouTube. Il monumento ai caduti, eccolo qua, fatto molto bene. E alle mie spalle una fontana spenta di acqua, ok? Sabaudia, la California dei VIP. Tanti VIP vengono qui in estate, lo stesso Riccardo Scamarcio viene a fare le vacanze, se non erro, al mare, ma anche altri VIP. Pasolini, pensate che fu ispirato da questo luogo ricolmo di estetica e ovviamente non passò inosservato per quel che riguarda il luogo in questione. Ecco qua, guardate che bel verde dalle mie spalle, sublime, incantevole, epico. Sabaudia, la California dei VIP. Ricordatevi questa frase. È qui, può darsi che oggi incontrerò anche qualche VIP che magari è venuto a fare le vacanze in loco e magari è venuto a trascorrere una giornata al mare, va bene? Un salutone caro dal vostro Leandro, dal vostro conoscitore italiano di YouTube Italia. C'è bisogno di farmi una foto? Ovvio che sì. Guardate. Perfetto. Ciao da Leandro.